Voi sicuramente non l'avete visto, ma sono ritornato un attimo nel castello di Zarok. Mi sono preso un po' di vita, ma ci ho messo tipo 3 minuti e mezzo, qualcosa del genere. Quindi, ragazzi miei, questo sicuramente sarà il secondo video che state vedendo di Medieval oggi. E molto probabilmente sarà la fine di Medieval, cioè se è l'ultimo appuntamento. Un po' mi dispiace, ma comunque abbiamo anche Medieval 2 da fare. Ora vediamo un po'. La tana di Zarok. Ancora con sto trenino. Tra l'altro pure sorridente. Però Medieval 2 lo faremo non subito. Darò un attimo di tregua a Medieval, al signor Sir Daniel Fortescue. Vediamo un po'. Non avremmo mai creduto che saresti riuscito ad arrivare fin qui. Adesso ti aspetta lo scontro finale con Zarok. Si è circondato di guardie del corpo soprannaturali, ma puoi ancora far pendere la bilancia dalla tua parte invocando le anime smarrite raccolte nel tuo calice. Metti il calice sullo scudo al centro dell'arena. Buona fortuna, Daniel Fortescue. Nessun problema, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Allora ragazzi, abbiamo confermato che all'ultimo livello dobbiamo scontrarci contro Zarok. Sono un po' emozionato perché io Medieval non l'ho mai finito. È la prima volta e mi fa piacere finirlo con voi. Sir Daniel, siamo tutti con te. Mio Dio ragazzi, sono tipo emozionatissimo. Oh mio Dio ragazzi. Questo è il mio calice, no? Ecco Zarok. Sir Fortescue, vecchio nemico, ci incontriamo di nuovo. Hai trascorso un secolo come cibo per vermi e non sei riuscito a disfarti dell'ingenua ossessione di liberare Gallomir. Cazzo? Merda? Ai, c'hanno pure le scorazze d'oro. Siate pronti ad attaccare, guerrieri. Voglio che i cani abbiano midollo da rosicchiare fra un'ora. Eh? Che cos'è, Fortescue? Il tuo portafortuna? Oh mio Dio! Ma qui è tipo una battaglia epica allora! Per l'onore di Gallomir! Mio Dio! Oh cazzo! È tipo bellissimo! Non gli posso fare niente! Va bene! Qua ci stanno degli scudi, ne approfitto. Ok, vediamo un po', eh. La sua etta del bene! Ah, forse ho capito. Merda. 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 Che cazzo faccio? No, non ho ben capito. Ah, ma gli do la mia vita! Oh, cazzo! E come mi faccio male? No, non ho ben capito. Hai abbassato la cresta ora, Fortescue? Guardie, portatelo qui. Oh mio Dio. Oh cazzo, e come si fa sto livello? Ok, siamo tornati subito. A sto punto prendo ora sta roba. Ma non ho ben capito. Cioè, se io gli do la mia vita a loro, d'accordo, fin qui ci siamo, no ragazzi? Diventa un problemino. Piccolino ino ino.
Raga, sono tipo concentratissimo. Raga, ma sto finendo. Ma sto finendo la vita. Ah, però stiamo vincendo. Però stiamo vincendo, ragazzi. Però mi è rimasta una merda di vita. Dai ragazzi, ci siamo. Mi avete fatto rimanere con una merda di vita, ma ci siamo. Picchiate. Questa battaglia è nostra! Ci siamo liberati dalla tirannia di Zarok! Capirai. Ah! Ognuno di voi me ne dà una. E capire, che ci faccio? Ah, no, no, vabbè, però. Piccarucci, mi ridanno tutti la vita. Ancora? E Zarok, fammi via quella però. Ti ha riso sempre in battaglia, Fortescue. Vediamo come te la cavi contro il mio campione, il defunto Lord Cardock. Mangia le persone come se fossero pasticche di vitamine. E chi è questo? Oddio mio. Ma che c'ha, le palle che gli strusciano per terra? Ah no, la mazza chiudata. Mamma mia. Allora, intanto io voglio la mia fiala. 1500. Allora, aspettate, eh. Io ho questa che tipo dovrebbe essere. Ok, non gli faccio niente. Ma siamo sicuri? Muori, bruciato! Maledetto! Buttateci tu! Ok. Troppo bello! Dai che te rompo il culo, dai! Vieni qua! Ombromanto! Vieni qui che ti spacco il culo! Vieni! E non è che ho preso i calici così a buffo per farmi ammazzare da un tocoglione! Dai, vieni! Qui! Non puoi! Passare! Ah! Mi stavo nel culo! Oh, mi spara! Ma che c'è così laser? Mica vale, oh! Mori! Uccidete! Se non parlo, ragazza, cioè, sapete perché non parlo, no? Cioè, mi sembra quanto logico. Mori! Per il potere supremo di Gesù Christ! Muori tu, figlio di puta! Spacco bottiglia e ammazzo famiglia! Ok. Vaffaculo! Oh, i raggi laser! Porco, questo è Matrix! Questo non è un cavaliere! Ah, sì? Oh, sì! Te lancio le lance! Beccate questa! Ma sento io tocco! Mamma mia, quanto io torto! Beccate qui! Ah sì, beccate qui. Oh sì, beccate qui. Vai, dai, uno contro uno, dai. Pezzo di merda. Dai. Ah! Oh, 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 accappottato! Crepa! Zarok, vieni qua. Basta così, ne ho abbastanza di te e della tua impertinenza. Ma scendi qua. Dove vai, io? Sei pure un po' così, un po' frufru, eh? Che fai? Dov'è il sortileggio? Ah, sì. Ma si è trasformato dentro un pollo? Quello lì. Un pollo! Mo' una pecora. Oh, no, non adesso. Ah,
Adesso è mio potere. Oh, porca puttana. Già eri brutto prima. Mo non te sto neanche a di quanto sei brutto. Nessuno sconfiggerà il potente Zarok. Preparati a morire, Fortescue. Non hai capito? Aiuto! Ma che fa? Scappa da solo. Oh! Oh! Beccate questa. Oh! Oh! Come faccio? Beccate questa. No! Oddio, qua diventa sempre più... Allora. No, ma non gli faccio niente. No, ok. Ok, non gli faccio niente. Che tra l'altro sono pure rimasto con... È questo? Ma non gli faccio nulla. Che poi tra l'altro mi faccio anche male. Proviamo questa del bene. Oh cazzo. Allora. Porca puttana. Ma con questo un po' gli faccio male. Ma neanche tanto. Ah, forse in alcune volte lo posso colpire, alcune volte no. Quando è protetto tipo dalla magia. Sicuramente non lo posso colpire quando è protetto dalla magia. Ecco, adesso per esempio sì, posso. Mamma mia, Zarok, te sfacco! Dove sei, Zarok? Ah! Oddio, come l'ho bloccato! Rimani così, eh? Ah! Lasciami! Lasciami, brugomela! Mori? Ancora mille già. Quando tipo mi attacca da vicino. Ecco, tipo mo. Attaccami, attaccami. Oddio. Oddio, oddio. Momento discoteca, momento discoteca, momento discoteca. Parabuz, puz, puz, parabuz, puz, puz. Mi fa male, mi brucia. Mi brucia. Aia, no, mi sta proprio a romper culo, non è che mi brucia. Via, 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 Serdania, via, Serdania, via, Serdania, via, Serdania, via, Serdania. Dio! Ma raga, manca pochissima vita a lui e mi manca pochissima vita a me. Oddio, grosso attacco! Via Serdaniel, via, 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 Serdaniel, via, 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 Serdaniel. Corri, 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 non c'è più un cazzo di vita pure noi. Dai, se, dai, Zarok di merda, dai. Vieni qui, dai, che ti spacco la faccina, dai. Dai, 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 dai. Oh, oddio, sì! Oddio, sì! Zarok di merda! Maledetto signor cavaliere, sono finito. Sì, mori, strozzo. Ma se io muoio, anche gli altri devono morire. Sei condannato, Fortescue, non uscirai da questo posto. Te ci sta troppo bene. Te ci sta troppo bene. Corri, Serdaniel. Corri, Serdaniel. Corri, Serdaniel. Oh mio Dio, raga, sono troppo emozionato. Non l'avevo mai finito, giuro.
povero Sir Daniel. Dai, raga, che bello, c'ho i brividi, giuro. No, giuro, raga, c'ho i brividi. Ho i brividi dietro la schiena, giuro. Oddio, raga. È stato bellissimo, cioè, raga, giuro. Giuro, non avevo mai finito Medieval. So pure un po' commosso, perché veramente è stato stupendo, no? Veramente bellissimo. Veramente bellissimo, ragazzi. E questo veramente ci fa capire come anche se dei giochi vecchi, retro gaming, o comunque, anche se... Sì, esatto, proprio se anche se sono giochi vecchi possono emozionare, possono lasciare un qualcosa dentro di noi, una soddisfazione. È stato bellissimo fare questa serie. Più avanti faremo tranquillamente Medieval 2, però adesso lo lasciamo un attimo riposare a Sir Daniel. Non so se farò un'altra serie o se velocizzerò quindi le altre o butterò su un'altra serie, non lo so. Comunque vi voglio ringraziare, perché questa qui è la prima serie che ho finito sul canale di CiccioGamer89. Ce la siamo gustata davvero tutta e siete stati in tantissimi a seguirla. C'ho pure un mezzo nodo alla gola, ragazzi, cioè non so veramente. Sono contentissimo di aver finito questa serie con voi. Spero di finirle davvero tante altre. Spero che questa serie vi abbia fatto comunque ritornare come quando eravamo piccoli, o comunque vi abbia fatto ricordare le cose belle di quando eravamo piccoli. Continueremo a giocare ai retro gaming, aspettatevi tantissime altre serie sui retro gaming, perché comunque è una parte importante di tutti quanti noi. Ragazzi, io veramente non so che dire. Io magari aspetto, mi vedo tutti i titoli di coda, perché è anche giusto che sia così. Dobbiamo ringraziare queste persone che hanno lavorato su questo progetto. Magari non lo so se ci sta un video dopo, cioè un video dopo i titoli di coda, come succede ai giorni nostri, no? Ad esempio c'è Assassin's Creed che c'ha il titolo di coda che è più lungo di tutto il gioco in sé, e questo ci sta. E comunque no, veramente, sono davvero 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 contento. Non mi aspettavo di finire Medieval, sono sincero, perché comunque molto spesso sono andato avanti grazie a voi. Sono andato avanti grazie ai vostri consigli e veramente, sono veramente contento, ragazzi. Più che dire questo non so che dirvi. È stato un bel traguardo, cioè, per me riportare ai giorni d'ostri il retro gaming, comunque ad essere seguito, ad essere apprezzato, per me è veramente una grande soddisfazione. Vediamo un po', qua sono finiti. Che poi guardate, per dire quanta poca gente ci ha lavorato su sto progetto, invece i giochi d'oggi ci stanno miliardi, miliardi, miliardi di gente che ci lavora. Quindi boh, pensate pure a questo. No, non finisce così. Finisce così con il nostro Sir Daniel, che gli è stata restituita, diciamo, l'anima, e se n'è ritornato nel mondo dei morti. Ha chiuso l'occhiolino. Quindi, ragazzi, con queste bellissime immagini io vi ringrazio. Vi dico pollicione in su, commentate. Al prossimo episodio, alla prossima serie, con il vostro CiccioGamer89. Ciao, ragazzi! Sono CiccioGamer. Se il video ti è piaciuto, lascia il pollicione, se no sei un cornuto. E se non lo lasci, stai pur sicuro che prima o poi ti si incula un paguro. Oh yeah, sì!